Innanzitutto perché io già lo confesso in maniera molto sincera, trovo assolutamente sconveniente che un rappresentante delle istituzioni, a parte che ha la cattiva abitudine di andare via, sicuramente avrà i suoi motivi, io non li discuto, però sarebbe anche un gesto rispettoso, se non verso il Consiglio Comunale, quantomeno per le persone che sono qui presenti, che vengono rappresentate dal nostro primo cittadino. Che a queste persone sia data anche la giusta soddisfazione nel momento in cui viene tenuto un consiglio comunale così importante. Ed è giusto che un amministratore, che un uomo, anzitutto, un uomo, sappia assumersi anche le proprie responsabilità di fronte alle sconfitte. Insomma, non c'è nulla di male, non è che noi qui non siamo a processare Nino Genovese. Noi l'abbiamo detto anche nella mozione di sfiducia, noi siamo qui a fare una mozione di sfiducia, a sfiduciare un'intera idea di amministrazione, un'intera coalizione, un approccio amministrativo che secondo noi non porterà a questo paese da nessuna parte e provocherà e ha provocato purtroppo solo danni. Trovo oltremodo anche sconveniente che un sindaco si permetta addirittura di definire assurda una legge dello Stato. Signori miei, rappresentare le istituzioni significa anche cedere il passo alle proprie convinzioni molte volte, alle proprie idee, perché in quel momento si rappresenta un'istituzione, non si rappresenta una parte o un'idea, anche io ho le mie idee. Ho le mie convinzioni, ma non sempre le porto in quest'aula quando non lo ritengo opportuno. Definire una legge elettorale assurda, per quanto magari io privatamente possa condividere, ma che sia un rappresentante delle istituzioni. E se voi ricordate bene, e questo già doveva essere un segnale, un campanello d'allarme, ripeto, rispetto all'approccio con cui vi siete posti all'amministrare quotidiano. La prima dichiarazione del neoeletto sindaco fu proprio questa, se voi ve la ricordate. L'ha fatta come prima dichiarazione pubblica ufficiale una legge elettorale assurda, quindi in spregio a quello che è la volontà di tutti voi, indipendentemente dalle opinioni che esprimete, indipendentemente dalle convinzioni che ciascuno di voi ha, ma ciascuno di voi ha votato liberamente. E ha dato questo esito elettorale. È il dovere istituzionale di chi rappresenta lo Stato italiano. Doveva essere quello, lo diceva, chi lo diceva prima? Non mi ricordo, qualcuno di voi e qualcuno dei colleghi consiglieri. Doveva essere proprio quello che vi chiamavano, tutti i consiglieri comunali, insomma. Se ti volevi evitare la telefonata al dottore Paratore perché lo trovi insopportabile, se ti volevi evitare la telefonata al manovratore esterno perché lo trovi insopportabile, allora fai le cose in maniera pubblica, cristallina e trasparente davanti a tutti. Diceva bene Paratore, insomma, prima, perché quelli in difficoltà saremmo stati in realtà più noi che voi, perché noi per primi come coalizione politica saremmo stati messi di fronte ai risultati che eventualmente avremmo saputo raggiungere. Io non mi vergogno, mi dispiace che se ne sia andato. Io non mi vergogno di dire che se si parla di progetti, se si parla di ingegneria, io non mi vergogno di dire che non ci capisco nulla. Io non mi vergogno di dire che se si parla di progetti, io la prima cosa che faccio è richiamare a Campanino Paratore e a Campanolone. Non me ne vergogno. Se si parla di programmi di computer, mi chiama Iure Paratore, ne vedo altri che non mi vengono in mente, dico, ma io qua l'unico onnisciente, l'unico capace, conoscitore di tutte le discipline umane è lui, tant'è vero che dopo aver criticato chi faceva il sindaco e responsabile dell'area tecnica, dopo averlo insultato e offeso pubblicamente tante volte, lui per primo ricade nello stesso errore, guarda caso. Che fa il sindaco e il ragioniere. Ma voglio dire, la coerenza non è che la si può imputare sempre e solo agli altri. Così come la verità, badate bene, non è mai una sola, la verità non ha mai una sola faccia. Ciascuno di noi ha il proprio approccio, le proprie convinzioni, le proprie idee. Io non so se sono stato un buon presidente del Consiglio Comunale. So però che ho lavorato
per lasciare al Consiglio Comunale qualcosa che poi chi dopo di noi si ritroverà. E io mi posso fregiare del fatto che grazie a tutti voi, indistintamente, grazie a tutti voi, noi siamo riusciti a istituire l'ufficio di presidenza che si troverà anche il prossimo Consiglio Comunale. Grazie a tutti voi, noi siamo riusciti a istituire un regolamento dell'autonomia contabile del Consiglio Comunale che si troverà il prossimo, anche il prossimo Consiglio Comunale. Cioè credo che quest'Aula, questa Assemblea, tutti noi abbiamo cercato di realizzare qualcosa da lasciare. Non so se io sono stato bravo, non ho la certezza di poter dire che sono stato sempre bravo e brillante, probabilmente, anzi sicuramente tante volte avrò sbagliato e avrò commesso anche degli errori e me ne scuso con tutti voi ora, visto che si tratta praticamente dell'ultima seduta che stiamo tenendo, me ne scuso, voglio dire, in maniera del tutto sincera, ma ben sapendo, ma è chiaro, come diceva Paolo, io sono opposizione. E noi siamo opposizione a questa amministrazione, a questo sindaco, abbiamo fatto, credo, l'opposizione nella maniera più chiara e trasparente possibile e immaginabile. E io non ho capito cosa intendesse lui per collaborazione, consigliere, anche perché non mi pare di poter dire che qualcuno, anzi, proprio io devo dire, venivo criticato proprio dai miei consiglieri comunali, quando ho convocato sedute di Consiglio Comunale senza pareri indispensabili, pur di portare i punti in aula, discuterli e votarli, ma per chi? Per il bene dei mancofiliti, o di Insieme Possiamo, o di Cammalino Paratura, per il bene del Paese. E mi sono preso giustamente anche i rimproveri e mi sono dovuto appellare al senso di responsabilità di quest'Aula. E questa è una colpa. È una colpa che quando il sindaco ti chiama tu vai a dire sì, io sono pronto a collaborare con te. Ma la persona di Marco Filippi, siccome è abituata per cultura e per mentalità a lavorare in squadra, perché a me nel fare politica da quando ero ragazzino mi hanno insegnato questo, che in politica, così come dico io anche nella vita, così come anche nel lavoro di ciascuno di noi, tutti siamo utili ma nessuno è indispensabile. E allora a me hanno insegnato proprio questo, che si lavora di squadra ed è ovvio che Marco Filippi può rispondere solo della sua persona. Credo che sia ovvio a tutti che Marco Filippi non può rispondere dei comportamenti o degli atteggiamenti o di altri consiglieri. Io penso di essermi attivato al massimo delle mie forze e delle mie capacità. Ripeto, non sono sicuro se sarò ricordato come un discreto presidente, ma sono sicuro di come sarà ricordato questo sindaco. Questo già lo so come verrà ricordato e lo sa anche lui, perché vedete che anche i suoi atti di questi giorni, delle ultimissime ore, a parte certe meschinità di cui nemmeno voglio parlare, ma anche gli ultimi atti che ha messo in essere negli ultimi giorni sono la dimostrazione del fatto che tutto ciò che noi abbiamo scritto in questa mozione di sfiducia è vero. Cioè per 2 anni questo signore non si è posto il problema di pagare manco una bolletta, ora andrà una volta sopra 40 bollette, non lo va a pagare qua, cioè poi magari mi dice che paga le bollette. Cioè, ma è più chiaro di così. Io non ho molto altro da aggiungere, se non il fatto che anche io sono rimasto, ve lo dico molto, lo dico a te, consigliere Galini, in particolare, sono rimasto fortemente amareggiato da certe cose che non mi sarei aspettato. Io quando sento parlare di screenshot, o quando sento parlare di registrazione, a parte che qualcuno dovrebbe dire a questo signore che registrare un'altra persona senza che quell'altra lo sappia è un fatto illegale, ok? Spiegatelo a questo signore. Però sono cose strane. Devo dire che ho cancellato il suo numero dalla rubrica telefonica, ok? L'ho cancellato perché non ho più intenzione di parlare con uno di cui mi devo preoccupare che mi registri, per nessun motivo, perché anche una mezza parola sbagliata poi può diventare chissà che cosa. Però questo dà anche il senso del profilo scarsamente istituzionale, definiamolo così, di uno che aveva il dovere di
di rappresentare le istituzioni e il dovere di rappresentare tutti i cittadini di Falcone. Mi potrà rimproverare anche di questo in qualche messaggio che gli ho mandato. Mi potrà rimproverare anche di questo, che in più di un'occasione l'ho invitato a sforzarsi a ricordare che rappresenta tutta la cittadinanza, chi lo ha votato ma anche chi non lo ha votato. E invece gli atti, le parole, i gesti, gli schizzi, come li chiama lui su Facebook, Carmelo, gli schizzi che non sono di fango, mi chiedo di che cosa siano. E questo è un sindaco, Carmelo, questa è la nuova politica di cui voi vi fate portatori. Ma io torno alla politica di 50 anni fa, ma tutta la vita, perché 50 anni fa di questi argomenti, di queste schifezze proprio non manco si discuteva. Quella sì che era politica. C'è qualcuno che l'ha chiamata, anzi quasi tutti voi, l'avete definita una sconfitta per il paese, l'avete definita una pagina nera. E scusa il consigliere Mancuso, io mi trovo d'accordo con te. Io penso che questa di oggi sia una delle pagine più belle per il nostro paese, perché noi oggi qui siamo a rendere onore alla nostra cittadinanza col più grande gesto d'amore che si possa rivolgere alla propria collettività. È la più grande dimostrazione che si può dare nel rinunciare a un incarico, nel rinunciare a una poltrona a cui noi oggi stiamo dimostrando di non tenere. Questo è il più grande gesto d'amore che si poteva fare nei confronti di questa città, di questa comunità e del futuro di questo paese. Dopodiché è anche vero, come diceva la consigliera Ca, il lavoro duro comincia ora. Ecco, noi dovremmo essere capaci di mantenere le promesse che abbiamo fatto. Dovremmo essere capaci, ma nei comportamenti intendo. Noi siamo stati bravi in questi due anni a lavorare di squadra e credo che la vittoria di oggi, perché per noi è una vittoria politica, sia la dimostrazione migliore del fatto che quando si lavora di squadra, che se ne dica, che si nomino persone che sono fuori, manovratori, eccetera, eccetera, ma la squadra vince sempre. Se c'è l'umiltà di saper collaborare tra noi, l'umiltà di saper dialogare, ma soprattutto di saperci ascoltare. E questo forse è un limite che abbiamo dovuto riscontrare nell'attuale sindaco e in tutta l'amministrazione. Io chiudo il mio intervento, ed è ovvio, credo, dichiarando il mio voto favorevole alla mozione di sfiducia, però oltre che rinnovare i ringraziamenti a tutti voi, signori consiglieri comunali, io porterò questa esperienza come uno dei ricordi più belli nella mia vita, perché è stata una grandissima soddisfazione e devo dire che grazie a voi soprattutto credo che siamo stati capaci di lasciare qualcosa per il futuro del nostro paese. Ci tengo anche a ringraziare tutti i dipendenti comunali, non ne cito nessuno in particolare, però perché farei del torto agli altri, però voglio ringraziare davvero tutti i dipendenti che in questi due anni sono stati affettuosissimi e veramente vicini a quella che, nonostante tutte le mie difficoltà sul lavoro, io ho cercato sempre di mettermi a disposizione. Insomma, a me interessa poco quello che può dire un Nino Genovese qualsiasi. Mi interessa più aver lasciato nel ricordo e nella memoria delle persone con cui ho avuto l'onore di collaborare, magari l'idea che comunque sono una persona per bene, una persona corretta, una persona il più possibile onesta che ha cercato sempre di svolgere il proprio dovere con il massimo del rispetto.